potete supportarci tutti i giorni sia nel negozio oggetti di Battaglia Reale che su quello di Salva il Mondo utilizzando il codice RIGHE. Non dimenticatevi di aggiornarlo ogni 15 giorni e detto questo, buona visione! E bella a tutti ragazzi, Quarighe che vi parla, bentornati in questo nuovo video di Salva il Mondo, perché comunque è inerente anche Salva il Mondo, è fatto apposta per le persone che hanno più account oltre al loro principale e allo stesso tempo è per spiegarvi l'utilizzo di, penso, il launcher più bello che ci sia, che in questo caso ovviamente è di terze parti, non è ufficiale di Epic, sia chiaro, non è una versione ufficiale che ha mai fatto Epic, perché l'ufficiale di Epic è l'Epic Games Launcher. Qua parliamo del potito launcher, sicuramente l'avete visto anche comunque su YouTube da altre persone, però non ve l'hanno spiegato al meglio, perché ci sono un po' di cose da capire e anche come settarlo. Volete il download? Entrate tutti nel mio Telegram, lo troverete fissato in alto, esattamente nel momento che vedrete uscire il video, quindi mi raccomando unitevi in massa, il link lo trovate in descrizione e fissato comunque anche in questa chat che sicuramente state vedendo in Premiere. Quindi ragazzi, andiamo con ordine, stasera poi alle classico, ecco, alle 9 di sera scambierò con voi, portate armi legacy, cerco armi legacy avvoltoio idraulico di qualsiasi evento sia esistente, quindi anche al Neon, Vindertech e così via. Andiamo al punto, il potato launcher, lo scaricate, ok? Ovviamente il link, ripeto, nel Telegram fissato in alto ai messaggi, entrate tutti, la trovate in descrizione. Potato launcher, ce l'ho qui, l'ho messo comunque qui sotto, posso metterlo dove voglio. Apriamolo. Si aprirà questa versione di potato launcher, abbiamo la V2.2.6. In questo caso questo, ecco, questo launcher vi permetterà di fare non solo aprire più di un account, perché potete aprirne anche quanti ne volete, però ci sono delle cose da capire per come attivarli tutti quanti insieme, ma potete anche cambiare nome della casa base e potete mettervi a posto gli eroi, riciclarli eccetera, prendere la ricerca. Quindi immaginatevi, avete 20 account, esempio tipo il mio, dovete prendere la ricerca su tutti, ogni giorno prendete la ricerca su ogni account tramite tipo questa sezione qui, esempio questo account qui, load research, quindi mi fa vedere il caricamento della ricerca e io qui la prendo, capite? Direttamente da qui, quindi aumento la ricerca da qui e ovviamente se vado poi nel gioco a prenderlo vedremo proprio questo cambiamento, vedete? E ho preso tutta la ricerca, poi nel tempo sì, ovviamente ne arriverà altra e potete fare un sacco di cose, cambiare il nome della casa base e settarlo di qualsiasi account che voi abbiate, ovviamente gli account devono essere i vostri, potete anche metterli che sono NFA, però basta che abbiate Epic Games. Poi il mio account, vado qui, mi dice tutte le persone che hanno i permessi, ok? Che li hanno tuttora. Vedete? Veramente assurdo. Dove sono arrivati gli Endurance con questo account in questa difesa? Veramente un sacco di cose. Potete vedere anche i V-Buck che ha qualsiasi vostro account. Che ne so, questo qui? C'ha 100 V-Buck. Che ne so, questo qui? C'ha 250 V-Buck e così via. Potete veramente fare un sacco di cose. STV Resources Lockup. Guardate come carica, boom, e vi dice quanti supercaricatori avete, quanti, che ne so, per cambiare i perk, tutto quello che volete, veramente si può fare un sacco di roba, potete invitare gli amici da qui, tramite questo comando, potete aprire i giochi, più giochi contemporaneamente, quindi più account, capite una cosa però, prendiamo come esempio il primo account che c'è qui, uno fu uno depot, quello dove comunque tengo le armi, ad esempio 1-1, un esempio, che però in realtà non le tengo perché il blocco l'ho fatto. Il provider è Battle.ai. Con Battle.ai potete aprire solo un account, ok? Se aprite più account Battle.ai, dopo il primo che aprite, aprite il secondo, si chiuderà il primo. Ecco ragazzi, se vi esce Easy Anti-Cheat, boom, potete aprirne quanti ne volete di fila. Ovviamente non apriteli, che ne so, uno boom 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 uno dopo l'altro, aspettate che siano caricati tutti, perché a volte poi si bugga e non ve li fa aprire più. Easy Anti-Cheat, quanti ne volete? Se esce Battle.ai quando fate check provider, soltanto uno, quindi mi raccomando, veramente si possono fare un sacco di cose. E voi direte, come faccio a collegare gli account? Ci sono un sacco di cose, poi ve le studiate meglio anche voi, le principali ve le ho dette, poi vedete tutte quante le cose, potete vedere gli armadietti, ne so, l'armadietto di questo account qui ad esempio c'ha dentro queste cose qui, potete vedere gli armadietti di tutti gli account vostri. Poi, che ne so, volete collegare gli account, che penso sia la cosa principale. Innanzitutto, per settare il tutto, dovete andare su account,
e Authorization Code Login. Quando voi andate su Google all'inizio, col vostro browser di ricerca, collegate ad Epic Games l'account che volete collegare. Tenete aperto launcher, cioè tenete aperta comunque la pagina di Epic Games e fate Authorization Code Login. Vi si aprirà una schermata tutta bianca con in cima dei codici. Copiate proprio quel codice e inseritelo poi dove vi verrà scritto esattamente sulla finestra che vi si aprirà del launcher. E da lì avrete collegato. Collegate tutti gli account così in questa maniera uno dopo l'altro, ok? Molto semplice. E poi vi dirà, cioè, poi sicuramente voi volete comunque aprirli uno dopo l'altro questi account. Dovete andare in setting e andare su set path. Dovete praticamente mettere il folder dove avete il vostro gioco, ok? E qui vi fa proprio capire un esempio, nel C, Program Files, Epic Games, Fortnite Games, Binaries e Win64. Esattamente dovete fare questa cosa qui, quindi vi dovete recare. In questo caso prendo questa cartella qui, vado, in questo caso io ce l'ho in questo spazio di archiviazione, ok? Vado qui, vado sul mio Fortnite Game, Binaries, Win64, boom. Appena arrivo qui, faccio così, clicco qua sopra, vedete? E boom, mi uscirà quello che devo copiare. Questa cosa qui l'andrò a copiare qui dentro. E faccio set path. Dopo, da lì in poi, potrete usare gli account più contemporaneamente. Dovete sapere un'altra cosa, gli account cambiano provider ogni giorno. Quindi se il vostro account all'inizio, ce ne so, oggi, questo account è Battle.ai, domani sarà EasyAntiCheat e viceversa, ok ragazzi? Questa è una cosa che dovete sapere, perché non sono sempre così. Quindi questa cosa vi fa anche variare ogni giorno gli account, che ne so, in questo caso apro un account, gioco su quello, il giorno dopo, ecco, potete aprirne quante ne volete, però dovete stare attenti a questi provider che vi ho detto prima. Non c'è altro da sapere, onestamente. Le cose principali ve le ho dette. L'unica cosa, volete il download, entrate tutti nel Telegram. Iscrivetevi, mi raccomando, e allo stesso tempo lasciate like. A comunque pubblicare questo video mi ha spinto purtroppo e ho dovuto pubblicarvelo, ragazzi. Era già presente su YouTube, non potevo non pubblicarvelo, perché io questa roba qui la usavo già da tempo e vederlo pubblicato così dal nulla. Ecco, non voglio andare nei dettagli, ho dovuto pubblicarlo anch'io, vi dico solo questo. E niente, qui da righe è tutto, bella riga, ci vediamo stasera in live per giocare tutti insieme.